A poche ore dalla conclusione della conferenza mondiale dell'ONU sul clima, ancora nessun accordo ad Durban. La protesta dei paesi minacciati dai cambiamenti climatici ha fatto sospendere i negoziati. Nel pomeriggio di giovedì alcuni delegati insieme ad Amnesty International avevano invaso i corridoi della sede del congresso di Durban. I paesi in via di sviluppo e l'Unione Europea ritengono insufficiente ogni accordo che non preveda impegni giuridicamente vincolanti per Cina, India e Stati Uniti che non hanno sottoscritto il protocollo di Kyoto. L'Unione Europea, attraverso il commissario Connie Hedegaard, si è detta pronta ad una nuova fase di impegni a condizione che ci si accordi per uno strumento legale da applicare a livello globale a partire dal 2020.